parecchie volte siamo andati. Me ne ricordo uno che guarda, c'entra mio cognato che era un po' scettico. Tuo cognato, tuo Tuo fratello? fratello? No, tuo fratello. Però parlate di tuo fratello, Tuo di tuo fratello. fratello era un po' scettico. Ed eravamo 7-8 persone. Cominciava sempre verso le 10, 10 e mezza e finiva sempre alle prime ore del mattino. Ad ogni modo, aveva detto di portare le carte integre, cioè nuove, Sigillate. sigillate. Mio cognato ha portato due mazzi, perché bisogna sempre portare due mazzi. Questi due mazzi, dice, uno lascialo qua e l'altro cerchi una carta. Allora apre, gli fa scegliere le carte, aprire tutte le cose, tutte le carte, poi lui diceva segna un punto, da quel punto lì in poi le eliminava, prendi quelle che rimangono sono lì. Lui non toccava niente, quindi non poteva assolutamente chi dice che c'era qualche trucco che è intorto, non può esistere, non esiste assolutamente. Lui guardava e sorrideva. Mio cognato, lui prende e dice: stai tranquillo, controlla anche te, guarda tutto, no? Allora, alla fine esce una carta a scelta. Dice: va benissimo, Rol. Dice: adesso apri l'altro mazzo nuovo, metti le carte, le carte sono tutte In erano tutte in ordine. ordine dall'uno al re, all'asso, no? Cosa fa? Dice, adesso prendimi la carta che hai scelto. Mazzo nuovo, quella carta che lui aveva scelto, metti, non so, Nell'altro nell'altro mazzo che era mazzo. integro, gli ha detto praticamente, io ero vicino a lui, per cui anch'io sono rimasto lì di sasso. Adesso tirami fuori quella carta. Apre, non so, re da picche, c'era il fante e la donna, e non c'era il re. E lui dice: ma come, sono nuove? Deve esserci. No, che non può esserci. Perché te lo sei messo in tasca? Lui era dall'altra parte del tavolo. Mio cognato fa: ma come dire, ma questo è scemo, questo qui è fuori di testa, non è possibile. E io gli davo ragione, effettivamente. Non potevo dire che non era vero, perché ero vicino, l'ho visto tutto quello che ha fatto. Cosa fa lui? Allora gli dice: mettiti la mano nella tasca destra. Mio cognato proprio mette la mano nella tasca destra e tira fuori il re di picche. E ho detto io che c'avevo il re di picche nella tasca. Pensavo gli fosse Un venuto un corpo. coccolone, perché mi ha guardato e non smetteva più di guardarmi, toccare la carta e metterla via.